Un piccolo gioco che più che un gioco è un racconto interattivo, emozionante, piacevole, delicato e delizioso, con uno stile grafico che ricorda moltissimo lo studio Ghibli e una narrazione tipicamente giapponese. Questo è Behind the Frame, il paesaggio più bello. Vediamolo insieme. 42. Appassionati di avventure, giochi e bei racconti, un saluto da Giacomo. Vi consiglio Behind the Frame, il paesaggio più bello, che si trova per varie piattaforme, PC, Mac, Android, iPhone e varie console. Vi basta andare su piattaforme come Steam, GOG, eccetera, eccetera, e lo trovate a un prezzo veramente molto basso. Perché giocare questo piccolo gioco che, ve lo dico subito, dura soltanto un paio d'ore e non rappresenta una tipologia di sfida particolarmente elaborata per chi è avvezzo a masticare avventure grafiche o giochi di puzzle? Beh, semplicemente perché è un piccolo gioco di uno studio indie, Silver Lining Studios, che ha davvero qualcosa da dire e che per due ore ti coinvolge in un mondo molto naif, molto soft, che parla di arte, che parla di pittura, che parla di ricordi, che parla di sogni. Non posso veramente rivelare di più perché la trama che si disvela nel corso di questo paio di ore di gioco è davvero delicata, interessante ed è la parte del leone di questa esperienza che consiglio a tutti di giocare, soprattutto se siete particolarmente amanti dell'animazione giapponese, delle atmosfere degli anime più delicati e che raccontano qualcosa, e se vi piace molto l'aspetto emotivo e emozionante delle storie. Questo è un piccolo gioco in cui una giovane pittrice si aggira nel suo studio e guarda fuori dalla finestra, trovando il suo vicino anziano, anche lui pittore, con il suo gatto tipicamente giapponese, tipicamente dispettoso e sonnacchioso, che sono intenti a fare alcune cose. Ma perché ci interessa tanto il nostro vicino? Chi è? Perché non ci parla mai, nonostante noi siamo lì alla finestra, ci sorseggiamo il caffè, dipingiamo e lo osserviamo? E perché ci sono alcune cose che non tornano nello studio di questa giovane pittrice, che ha alcuni quadri appesi che le ricordano qualcosa ma non riesce a ricordare che cosa esattamente? Ecco, questo è tutto il cuore di questo piccolo gioco, che potrete giocare su smartphone, potete giocare su tablet, potete giocare su portatili. Io ve lo consiglio, l'interfaccia è semplicissima, i puzzle, come detto, giocano tutti con il touch, o comunque ricostruire o delle piccole sequenze, trovare degli indizi, niente di impossibile, oppure dipingere, ma anche le sessioni di pittura, tanto è vero che la nostra ragazza andrà alla ricerca di nuovi colori all'interno del suo studio, non sono particolarmente elaborate o impegnative, tanto è vero che sono molto guidate. Questo perché questa piccola avventura non è dedicata a farvi fumare i neuroni, quanto piuttosto a tirarvi fuori qualcosa dentro, emozionarvi e coinvolgervi. Quindi stile di gioco molto semplice, grafica, illustrazioni, animazioni molto eleganti, molto piacevoli, con i colori, come abbiamo detto, tipicamente giapponesi, che richiamano grandi opere animate, che già a vedere queste immagini sicuramente vi saranno venute in mente. È molto semplice, molto breve, ma anche ha delle musiche davvero ben fatte, coinvolgenti, un'atmosfera, come detto, molto semplice, molto naif, che vi porterà a vedere una storia semplice, lineare, ma discretamente emozionante. E quindi, se siete appassionati di questo genere che vi ho appena descritto, avete capito che questo piccolo gioco fa al caso vostro, senza contare che per questi pochi euro che costa, secondo me è meritevole Silver Lining Studio del nostro supporto, per vedere che cosa saranno capaci di fare la prossima volta, magari con un gioco più elaborato, più complesso, ma magari, speriamo, ulteriormente elegante a livello visivo e sonoro. Bene, hai giocato Behind the Frame, il paesaggio più bello, che, ricordo, è completamente localizzato in italiano nei testi, le voci, come scoprirete presto, non è che siano poi così importanti. Se l'hai giocato, fammi sapere
cosa ne pensi. Lascia un pollice su se ti piacciono questi video, oppure un pollice giù, commenta se vuoi vedere altri consigli di giochi non mainstream, un po' indie, orientati allo storytelling, che è una cosa di cui io sono particolarmente appassionato, quindi mi piace condividere. Fammi sapere e metti naturalmente like e attiva la campanella al canale di Lega Nerd per restare aggiornato su tutte le novità che arrivano. Ci vediamo alla prossima, ciao da Giacomo!